Gossip, Barbara D'Urso confessa, non dormo nemmeno la notte, ecco il motivo. Nuovo appuntamento dedicato a Barbara D'Urso, la conduttrice che dopo alcuni anni è pronta per la conduzione del Grande Fratello. Lei di Cologno, però, in questi ultimi giorni non ha nascosto la preoccupazione ed ansia rivelandolo. Sia in diretta nei suoi programmi, che attraverso un'intervista ad un noto settimanale. Che cos'altro ha dichiarato? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i particolari. La conduttrice napoletana è impegnata su tre fronti. Barbara D'Urso, che tra meno di un mese festeggerà 61 anni, ha deciso di concedere un'intervista al periodico TV Sorrisi e Canzoni. L'artista napoletana ha rivelato di non dormire più la notte a causa dei troppi impegni lavorativi. Infatti, tra qualche giorno, oltre a Pomeriggio 5 e Domenica Live, lei di Cologno dovrà presentare anche la 15ª edizione del Grande Fratello. L'ultima stagione del reality show con i concorrenti non famosi è andata in onda nel 2015 e venne vinta da Federica Lepanto. La D'Urso ha affermato di essere ancora nel pallone perché non sa come far incastrare il tutto. Nel corso della chiacchierata col giornalista, Barbara ha svelato anche che i primi due giorni della settimana, il contenitore Pomeriggio 5 verrà trasmesso dal Centro Palatino di Roma. Il martedì, dopo la fine della puntata, si recherà immediatamente a Cinecittà per prepararsi alla diretta in onda alle 21:25 su Canale 5. Grande Fratello, le novità della 15ª edizione. Ovviamente il giornalista di TV Sorrisi e Canzoni le ha fatto qualche domanda sul GF, e lei non ha esitato a rilasciare qualche anticipazione. La conduttrice ha rivelato che lei e gli autori hanno puntato molto sulle storie e nel cast ci saranno anche dei personaggi che non sono estranei al mondo televisivo. La D'Urso, inoltre, ha dichiarato che per tre ragazzi il programma inizierà prima degli altri. In più, è stata realizzata una camera degli ospiti, al suo interno potranno dormire, per qualche giorno, parenti o amici dei concorrenti. Infine la casa di Cinecittà avrà anche una zona disagiata. Ricordiamo che, ad affiancare lei di Cologno, ci saranno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti, entrambi ex concorrenti della seconda edizione, versione VIP, del Grande Fratello. Per conoscere altre informazioni sulla presentatrice napoletana, vi consigliamo di cliccare sul tasto Segui canale Barbara D'Urso.